Dov'è? Tabletop, eccolo. Che mazzi abbiamo? È solo mazzo base? Abbiamo 18.000 mazzi, guarda. Quello è il mazzo base, quello lì è il mazzo base. Poi c'è il Beh, mazzo l'anime anime. deck mettilo. Mazzo anime lo mettiamo? Sì. Quindi lo mettiamo qua dentro. Come faccio a unirmi al Questo è gioco? il mazzo di intorevisti. Devi cliccare su uno dei colori a bordo tavolo che presenta il colore della tua pedina, in pratica. Anche se non c'è una pedina. Ma non vedo. Lorentech, qual è più? Quello, Hai. quello nerdoso e a me non piace, devo dirti la verità. Quindi Ma è quello non. nervoso? Quello super nerd, quelle cose nerd non mi piace. Invece quello red è quello con le robe politically incorrect, quindi va bene. Ai bordi del tavolo c'è C'è un. Ai bordi del tavolo proprio c'è. Ci sono dei colori, dei pallini. No, Colorati. sono spariti. Hai mica appoggiato al centro che Aspetta, aspetta, sarebbe. aspetta. Eccolo qua. Adesso ci sono. Scegli il tuo colore. Ok, ci Mazzia. sono. Infatti Argon sta piangendo perché ce l'ha anche lui tabletop, ma non può entrare. Vabbè, ma poi semmai ce le faremo, ste partite ce le faremo da soli come al solito. Non. Anzi, a me piace il Dobbiamo ancora giocare tabletop. più Oscuro Signore comunque, come Sì, e gioco. l'ho preso io, comunque. Bello, L'ho Oscuro messo. Signore. L'ho messo, l'ho messo. È bellissimo, se Oscuro L'Orange Signore. Deck non mi piace, vaffanculo. Anche perché è pura improvvisazione, se Oscuro Signore, quindi mi sballa quello. Dei host vogliono aprirmi degli open world. Sì, perché qua avevo messo, non so perché poi tra l'altro non c'è più. Mai più. Allora, countdown. Anche Ivo Ok. vuole giocare Oh, tu Oscuro guarda, c'è il canale di Nerotos Games. Vuole No, entrare. ciao a tutti, io sono Nerotos. Benvenuti su Metallo. No! Non so come siate qui qua, ma datemi un minuto per spiegarvi di che cosa tratto. Sei un Principalmente, infatti, mi occupo di imbecille. videogiochi indipendenti, Sono ovvero di quei fermato. videogiochi che appartengono a Non un panorama lanciarlo, è videoludico fantastico. di Sei nicchia che veramente non un escono dalle idiota. grandi Non metropoli. serve lanciarlo. Dato via, non Ma si perché lancia l'avete proprio. buttato via? È stato bellissimo, dobbiamo farlo più spesso. Ma Tanto porca. che se lo butti via ritorna, quindi. Finitela! No, no, aprite Narotus. Ciao a tutti, io Fer! sono Narotus, benvenuti. Vi stacco le balle quando vi vedo, state fermi. Molla, Lo gesto zitto! io. Molla Non quel ce le cazzo di ho! tablet. Lo giro così. Perché Molla quel cazzo di tablet. lo dai a Norri? Cioè, vorrei capire. Ma io non sto facendo niente, anche la seconda volta che è partita, non sono stato io. Qualcuno mi insegna a giocare a Super Fight? Sì. Adesso Allora, la sta chiedendo. Giocheremo così, faremo così. A turno, due persone si sfideranno prendendo 5 carte, no, tre, scusate, 3 carte bianche e 3 carte nere. Le carte bianche sono personaggi, le carte nere sono poteri oppure difetti. Quindi non è detto che sia, non è detto che ci siano solo dei poteri. E bisognerà scegliere un personaggio, mettere una carta potere coperta, scelta da noi, e poi aggiungerci una carta random. Pescata dal mazzo nero. Poi, volendo, possiamo anche inserire un imprevisto, sono le carte viola, e un luogo di scontro, che sono le carte azzurre. Da lì avranno tutte e due i due avversari avranno un minuto per spiegare perché sono super potenti, perché dovrebbero vincere loro la sfida. E alla fine, adesso per il momento lo facciamo noi decideremo chi è che vince. Poi quando ci organizzeremo meglio riusciremo a fare con un. Anzi, poi nel frattempo sistemo un po' un attimo il sistema dei sondaggi e cercheremo di far votare voi. Troppo. Yes, no, c'ho il volendo potrei fare qua. Countdown, timer, online stopwatch. Avevo messo, se qualcuno di voi non avesse. Porci voi che avete cambiato tutto. Fermo, ti taglio le palle. Non guardare me, non sto facendo niente. Ok. Use the countdown, timer full screen. No. Insomma, ok. Quindi ci siete, avete scelto preso le carte nel frattempo? No, chi comincia intanto? Chi inizia? Io non inizio perché sono qua che sto cercando di sistemare tutto. Voi mi Boh, dovete provo, facciamo spiegare io? cosa Comincio state io? facendo.
Quindi un potere e un personaggio, giusto? Un potere e un personaggio. Avete un minuto di tempo. 1-0-0. Poi per spiegare. Ok. Avete tre carte. La mazza adesso. Dovete pescare. Sì, vabbè, noi peschiamo volendo, nel senso. Tre nere e tre bianche. Tre nere e tre bianche. Non mi ricordo un tasto a pagarlo. Allora, deal. Era D, no? No. Non era D. Era D. No, era draw. Oh no, ho fatto una scemenza, scusate, è colpa mia. Tieni. Tre carte bianche e tre carte nere. 1, 2, 3. Ok, ce l'abbiamo fatta. Poi pesco una carta imprevisto. E no, cosa fate? Volevo mischiarla, ma non mi... ecco. E una carta. Perché io ho una carta in più, scusate? Perché ho sbagliato io, mollala. Ah, mollo. Perché ho fatto deal invece che draw. Ok, ci siete? Io ho già posizionato i miei. Ok, intanto vi do il luogo di del combattimento. Dove sei, Marti? Non ti deve vedo essere scoperto dopo i nostri personaggi, giusto? Così sono... No, l'imprevisto dopo. Invece... Dove c'è la cosa delle regole sono io. Okay. Quindi il campo ce lo dice adesso? Le due sfide saranno, quindi prendo le due carte... Okay. Ah, quindi il luogo è comunque dopo rispetto a quando... No, il luogo è vero, no, il luogo dovremmo farlo prima, in effetti. Il Ma luogo io posso è... vedere le carte o devo metterle così a caso? No, 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 devi sceglierlo te il combattente, devi creare un combattente con le tue carte. Ok. Il luogo di combattimento è su un trapezio sopra una vasca piena di lava. Allora cambio idea. E metterò qua. Ok. Io gioco questo. Allora, questa e poi vediamo. È troppo assurdo. Okay. Poi ricordate che dovete argomentare, quindi... Sì. Dovete argomentare non per contro l'avversario, ma a vostro favore. Qual è il luogo di combattimento, scusami? Su un trapezio e sopra a una vasca piena di lava. Ok, quindi questo qua. Ok, no. Allora oh mio Dio. Allora, il personaggio di Zetto è un drogato di metanfetamine con riflessi da gatto contro... Ah no, aspettate, perché manca anche la carta random. Dobbiamo andare a prendere la carta random. E... Vediamo cos'ha il mio drogato, cos'ha oltre i riflessi... Il tuo drogato è armato con una Katarang. Cos'è una Katarang? Credo sono sia. Il Batarang da gatto. Oh, ok. Invece il personaggio di Catwoman, praticamente. Invece il personaggio di Marty è Google, tenuto di guardia dai servizi segreti, con come carta random. Come carta random. Non ha ossa. Ok. Ma è Google. Cosa combatto? Scusa, non capisco. Vabbè, devi dire quello che devi dire, perché sei più forte tu, quindi di conseguenza non è importante il discorso. Combattere Google. Allora, quindi l'imprevisto è c'è tanta nebbia. Ok. Sei pronto, Zetto? Sì. Pronti? Un minuto. Via. Allora, il personaggio è completamente andato di metanfetamine e quindi farà di tutto per concludere lo scontro velocemente, perché deve farsi un'altra dose più velocemente possibile, quindi ci ciocca malissimo. Poi ovviamente oltre a questo, oltre al fatto che essendo
completamente andato di Matt, hai già i riflessi veloci, con i riflessi cat-like veramente mischi di qualsiasi cosa. Tra l'altro siamo solo su un trapezio, su un coso gigante di lava, quindi c'è tipo pochissimo spazio, ci siamo solo io e basta praticamente. E sono anche armato di Katarang, che c'ha tra l'altro cat reflex Katarang, quindi sono più OP del solito, e cominciare a tirare Katarang così a cazzo per riuscire a tagliare a metà qualsiasi cosa mi si pare davanti. E chi se ne se c'è tanta nebbia, tanto sono in mezzo al vulcano, cioè nel senso, niente c'era già. Ok, hai finito anche con 14 secondi di anticipo. Yeah. Marti, sei pronta? Ma sai che noi non lo vediamo il, yes, il cronometro? Ok, sì, sono pronta. Strano, bisognerà no, sistemare. No, ma è sempre rimasto a zero, per quello non sapevo se partire. Ah, ok. Pronta? Pronta. 3, 2, 1, vai. Io sono un'entità, il mio personaggio è un'entità inesistente eppure al tempo stesso è ovunque, quindi fottesega la nebbia. Oltretutto, proprio perché è senza ossa, non è possibile da attaccare, l'unica cosa che questo drogato potrebbe mai attaccare sono soltanto le mie guardie. Sono soltanto le mie guardie che controllano e che sono oltretutto tutte sul trapezio, quindi sono anche degli equilibristi. Quindi come poter attaccare un'entità inesistente e al tempo stesso che sa perfettamente che è un drogato e che potrebbe rintracciarlo tranquillamente in qualsiasi parte dell'universo? Finito. Con 22 secondi. Perché sei ripresa con me? Abbiamo detto che non volevi cagare l'altro. Io apro il poll, ce l'ho fatta alla fine a fare il coso. Potete fare punto esclamativo vote Marty o punto esclamativo vote Z per scegliere chi è il vincitore. Il vincitore rimane e il prossimo della lista si infilerà nel combattimento con un altro coso, con un'altra carta, con altre carte, con altre... Facciamo così perché sennò è un casino, io sennò impazzisco. Un attimo. Allora... Me li sposto tutti in senso giusto. Intanto stanno partendo i voti? Sì, sono partiti i voti. Perfetto. Ah, tra l'altro chi è che ha stoppato l'audio? La musichetta. Lasciamo la musichetta. Anch'io c'ho un MP3. Sì. No, non aprite tutte e due, così. Un po'. Adesso stoppiamo tra una decina di secondi. Che 10, musica anni 80, Mac? 9, boh, non so, è andata a casissimo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, salute, 1, stop. Allora, chiudiamo il poll. Ha vinto Marty. Ha vinto Marty 69 a 30. Mamma mia, 69 a 38. È a destino con quel numero, no? Ok, vai te, Norri, che devo cercare un attimo di capire come organizzarmi. Quindi devo sfidare Google coi bodyguard che non ha ossa. No, deve cambiare, esatto, carta. No, 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 Marty è questa. Marty rimane così. E sì. E però sappiamo già che il combattimento si svolge in un oceano di gelatina. Ma quindi lei non può più argomentare? Perché no, dovrà argomentare l'oceano di gelatina. Quindi dovrà argomentare ulteriormente? Sì. No, in teoria, come dicevamo prima, non devi cagare contro chi combatti, ma devi dire perché tu vinceresti in quell'ambiente. Ok. Ambiente, abbiamo detto? Un oceano di gelatina. Tanto io guardo le mie carte, perché io non ho mica guardato le mie carte. E due carte nere. No, una carta nera e una è un random. Una la pescano loro, sì, scusate. Ci sono. Ci sei? Allora, cosa si pone a Google con le guardie segrete che non ha ossa? Però dobbiamo toglierti la carta. No, la carta random rimane, vero? La carta random è soltanto per Norri. Allora, una balena. Balena? Una balena che è veramente molto, molto, molto bella. Molto figa. E la carta random è...
Sputa fuoco. Basta, ragazzi, chiudiamo tutto. Imprevisto è. Tutte le armi sono rimpiazzate da cuscini. Quindi è una Oh, che balena che sputa cuscini. meraviglia! Eh no, in teoria non è No, un'arma. il fuoco non è un'arma, ma le guardie ora sono Le dotate guardie di cuscini. e basta. Quindi, parte. Chi parte? Non lo so, decidete voi. Come Parti tu, funziona la Norri. cosa? Parto io. Quindi devo concentrarmi sull'ambiente, cioè non posso citare Sì, devi i libri. anche usare l'ambiente perché sennò non avrebbe senso. Ma Pronti? cioè, puoi non solo dire posso. perché il tuo personaggio è sgravo e perché è sgravo in quell'ambiente con quell'imprevisto. Ok. Pronto? 3, Yes. 2, 1. Allora, innanzitutto sono una balena, quindi un essere gigantesco, e sono molto, 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 molto bello. Quindi già questo è un punto abbastanza a mio favore. Dato che gli imprevisti stanno venendo solo a mio favore, sputo pure fuoco, quindi chi non vorrebbe una balena sputa fuoco come nemico? E in questo caso credo di non avere opposizione. Un oceano di gelatina, ecco, io sono uno degli animali perfetti per gli oceani, perché se è di gelatina frega poco, me la magno. Tanto sono già grosso, non è che me ne frega più di tanto della mia linea del peso. E sparando fuoco non ho un nemico che mi si possa contrastare effettivamente. E i cuscini, se anche mi sparano cuscini addosso, direi che possono facilmente prendere fuoco davanti alla mia capacità di spararlo. Ok, 17 Aspetta, solo una secondi. domanda. Da dove esce il fuoco? Dalla bocca solo? Può uscire da dove Breathe. ancora? Se respiro, Breathe, sì, in quindi effetti respira. ovunque. Se respira Dalla fuoco, bocca è sì. spettatoio. No, sì, perché se respira è solo lo spettatoio. Sì. No, anche Ah no, respira. vabbè. Vabbè, però. Respira anche dalla bocca la balena. Non so. Non Beh, comunque so. sparo fuoco, ragazzi. Si spara fuoco. Vai, Marti, pronta? 3, Pronta. 2, 1. L'assenza di ossa mi permette di navigare all'interno della gelatina senza troppi problemi. Per affrontare la balena posso sfruttare i cuscini per tappargli lo sfiatatoio e tutti i fanoni, quindi risulterebbe bloccata e risulterebbe autocombustione. Matti, non devi Inoltre, cagare la balena. Beh, ho capito, ma io sto utilizzando i cuscini. sì, in effetti quello è l'utilizzo dell'arma, È giustamente. Sì, in utilizzo effetti. dell'arma in questo caso. Sì, in effetti questo argomento è giusto. La balena è grande e grossa, però posso vantare anch'io una portata molto ampia, quindi in realtà sul fatto della grandezza ci compariamo. Io oltretutto posso sfruttare il motore di ricerca per cercare una soluzione per riuscire a sconfiggere il mio avversario. Ho finito. Ok, Però quindi. non voglio. Vabbè, facciamo il voto e poi dico una. Che Ok, non intanto voglio influenzare il aperto. voto. Voto Norotus o voto Marti? Come prima. Tanto io sistemo il lettore MP3 perché ha smesso di andare. Chi è che l'ha stoppato? Merde, che non siete altro. Non guardare me, secondo me è finita. No, no, è in Ma l'hai loop. stoppato te? No, 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 è sparito, cioè più che altro. Uno è sparito, me l'avete cancellato proprio. Ce L'ho n'erano lanciato due. via. Vedi? Lasciatelo stare il microfono, il mio lettore MP3. Nei due. Vabbè, fa lo stesso. Vaffanculo. Intanto ci torna, c'è poco da fare. Sono partiti. ma si vede lontano 1 chilometro chi vince sto giro. Mi sa di sì, mi sa di sì. Esatto, Porca miseria. Vabbè, possiamo stopparla anche qua, guarda. Tanto siamo stati a. questo parla Siamo anche qua. 92 a 7 per. Sì. 92-9 a 7-1 per Norri, quindi direi Che avevo che. scelto la balena molto bella perché sappiamo bene che chi domina effettivamente il web sono gli animali molto belli, che siano gatti, che siano balene. E quindi sarebbe stata la mia arma segreta contro Google. In effetti, hai ragione. Ok, Allora, quindi io quindi. scarto le carte? Ah no, Sì, le hai l'ho già messo via, scartate tu. messa via. Allora, una carta, un luogo. Il luogo è nella Death Valley. Ahia. Ai ai ai, è un problema. Opla, uno. Ok. A Come posto. cazzo fa una balena che si sta andando a farle, scusate. Sì, in effetti, io ho preso un dragone che ha un mantello dell'invisibilità. Devo andarmi a fermare sulle balene, scusate un attimo. Aspetta di informarmi sulle balene. E la cosa random è. Oh, vabbè, a roller skate che vanno a. Come si chiama? A turbo Reazione. razzi. A
A Turbo Razze. L'imprevisto è: i combattenti hanno dei jeans molto aderenti. Ah, bene. Perché? Ah, vabbè. Ok, parto io. Non mi ricordo chi è che partiva. Si partiva quello che è il nuovo arrivato. Ok, dai. Allora, pronti. 3, 2, 1. Allora, un dragone invisibile che vola nella Death Valley. Credo che sia in una zona chiusa, però aperta sul lato soffitto. È quanto di più letale possa esistere in uno scenario del genere, tra l'altro. Non voglio parlare dell'avversario perché non si può, ma i miei roller skate possono essere anche una cosa soltanto per il piacere, per i punti stile, diciamo, una roba per i punti stile, ma credo che basti volare. Essere invisibile, può sputare fuoco un po' qua, un po' là, un po' su, poi partire, andarmene un po' da una parte, poi sputare fuoco all'indietro e fai poi. Sono anche stiloso. C'ho anche lo swag dei roller skate. Posso anche sputare fuoco a testa in giù con un piede, con una zampa sola. Poi ne ho quattro di roller skate, bellissimo, meraviglioso. È l'animale più bello del mondo, questo. Ok. Vai Norri, ci sei? Quindi io ho i jeans. Hey jeans, sei come prima, però con i jeans e nella Death Valley. Pronto? Ok, perfetto. 3, 2, 1, via. Vedete, è tornata la balena che è bellissima e tra l'altro adesso sta anche facendo un set fotografico con un bellissimo paio di jeans attillati. Quindi chi non riuscirebbe a resistere al fascino di una balena sputafuoco che fa i calendari sexy con i jeans attillati nella Death Valley? Detto questo, rimango comunque una balena sputafuoco, quindi non ho idea di quanto un nemico, per quanto invisibile, possa farmi qualcosa. Sono un essere abnorme che sputafuoco avanti, ragazzi. Vediamoci chiaro, per di più le balene, ho scoperto, respirano l'ossigeno per mezzo di polmoni, quindi non ho problemi neanche a vivere in una vallata desertica con tanti gradi, perché poi non credo neanche che la temperatura mi affliga più di tanto, dato che sputo fuoco. E non so cos'altro dire. Fuck. Ma non sei in acqua, muori. No, non so quanto mi serve a restare in Sì. acqua. In realtà ti Sai serve. quando le balene spiaggiano e muoiono? Esatto. Sì, perché non mangiano. Ma no, neanche quello, perché in realtà la temperatura terrestre ti ucciderebbe. Vabbè, raga, non è che cioè, posso inventarmi chissà cosa ora, ci ho già fatto set fotografico, finito così. In effetti sa molto di Calvin Klein e Dolce & Gabbana. Dolce balena, no? Comunque nel regolamento dice che bisogna dire perché vincerebbe lo scontro tra combattenti, quindi in teoria puoi parlare dell'avversario. Ah, vedi. Vabbè, facciamola poi. Dice: Plead their cases about why their fighters would win the fight. Non perché sono forti, perché vincerebbero. Quindi puoi dire perché dell'altro. Tipo Mac poteva dire: cazzo, è una balena per terra senza acqua. Punto. Oltretutto, Sì, in drago effetti. resistente al fuoco. Dettagli, il drago vola. La balena non è resistente al fuoco. Beh, però se Esatto, sparo fuoco suppongo di avere una certa resistenza le al balene fuoco. muoiono. Non è resistente al fuoco, è solo una balena che lo sputa, basta. Può Vabbè, bastare minchia. comunque perché comunque siamo 72,4% a 27,6 per me, quindi direi che ho vinto, direi che ho vinto. Certo, non Giro, quindi apprezzano tocca. l'alta moda. Come fai a fare il giro così bene, scusa? Come fai a girare in tondo così bene, scusa? Con che Con cosa la stai facendo? tastiera, con le frecce direzionali. Ah, fico. Ok, quindi. Carta Sulla. luogo. Carta imprevisto. Ti sei ripescato tutto? Ok, Cioè no, pronti? devo scartare tutta la mano, se non sbaglio, e ripescarli, giusto? Non mi sembra, credo. Ah, sì, no, sì, hai ragione. Sì, devi buttar via tutto. Ah, Ma io cavolo. metto per terra quelle che ho pescato, che una fa cagare, Ho sbagliato, e poi porca miseria. le Vabbè, butto via la carta imprevisto. Ho girato la carta imprevisto e non volevo, scusate. altre le metto. Allora, dov'è il Era mazzo bello perché non era degli nessuna scarti? gravità, cazzo, peccato. Vabbè. Qui? Credo di sì. Sì, il mazzo degli scarti è quello lì. Ok, allora comincio a Merda. scartare Dico le solo che il luogo è in un acquario. Adesso Bello! esce l'acquario. Come faccio a prenderne tre così senza dover ogni volta trascinarle? Tasto destro, Sì, draw. però non mi ricordo. C'è anche una shortcut un tempo, ma non mi ricordo quale sia.
Sì, non mi ricordo più. Non mi ricordo più qual Ok, era. ho Ho fatto. provato D, ma non era. Non mi ricordo. Spero che sia Ctrl D, non so Yes. perché. No, ma c'era, era molto più semplice, non mi ricordo. Epicissimo, tra l'altro questa musica era super epica, quindi ci stava tutta la vita. Ok, perfetto. Il personaggio di Zetto è Street Fighter, un combattente da strada che cavalca un gatto da battaglia. Eh beh. Questa sera sono gatto. Street Fighter, io Street Fighter intendevo il videogioco, credo. Ma no, no, in teoria doveva No? essere un No, combattente da Street Fighter. battaglia. Quella sarebbe Street Fighters con la S Ah, ho finale. fatto una cazzata. Questo è uno. Vabbè, ce la puoi fare. E si può allungare come il. Come il. Come si chiama? Come la La bomba. gomma. L'imprevisto è. Oh, il combattente più divertente vince. Quindi, anche voi che No! votate adesso, anche voi che votate, dovete basarvi non sulla forza, ma sul il combattente più divertente. D'accordo? Adesso esce questa. Esatto, porca puttana. Potevo vincere tutto, fare un giro, porca puttanaccia Eva. Ok, ci sei? Pronto? Minchia. Pronti? 3, 2, 1, vai. Allora, io sono un guerriero da strada, quindi immaginatevi un po' un tipello vestito come Bebop e Rocksteady delle Tartarughe Ninja, molto zarrone, che cavalca un Battle Cat stile He-Man, quindi immaginatevi già sto personaggino che vi arriva, sì, sta in un acquario, è vero, ma non dice dentro l'acqua. E soprattutto io posso stretchare qualsiasi parte del mio corpo come gomma, potrei praticamente fare dei palloncini da clown senza gonfiarmi, o gonfiandomi, anche perché gomma comunque. E quindi potrei fare tipo tutte le facce buffe che posso fare al mondo, e tra l'altro ho la valletta Battlecat che come carica umoristica, nel senso, spacca estremamente i culi. Posso infilarmi i piercing praticamente in ogni parte del corpo che voglio, perché appunto è gomma, quindi non mi faccio male. Ma il gatto da battaglia, come è fatto? Il Battlecat, cioè presente il coso di He-Man? Ah, ok. Quello è il Battlecat! Esatto! Esatto! Quella Ok. cosa adorabile che aveva sempre paura di tutto. Che poi quando diventava Battlecat, no. Si chiamava Battlecat in effetti, comunque. Se non sbaglio. Pronti? No, Battle Tiger. Battle Sì, perché era una tigre, se non mi sbaglio. Aspetta. He-Man. Tiger? No, Pronti? Battlecat. Vado io nel Battlecat. frattempo che cercate, sennò qua non finiamo mai più. Vedo, vedo. Pronti? Vada, vada. Voi non potete immaginare la figaggine di un dragone con i roller skate che fa halfpipe dentro un acquario con i punti che appaiono sopra. Fa halfpipe dentro un acquario che può fare anche, tra l'altro, dentro l'acquario può avere anche una gravità anche leggermente diminuita, quindi può fare, sapete quanti nose grab può fare nella sua vita? Diventa campione mondiale di nose grab e gira in tondo questo qua, questo povero sfigato di gomma che è lì che ci guarda con tutti i suoi piercing, mentre io so fare qualcosa, sono il Tony Hawk del mondo animale, direi. Più divertente, no, un personaggio che può intrattenere, cioè posso Tony intrattenere anche, cioè più di così, più divertente di Hawk del così, non mondo so. animale. Ok. Il Tony Hawk del mondo animale. Entrambi non Pronto. ci siamo giocati un jolly che. Vabbè, Aperto. comunque, vi Vote dico Mac e dopo. Vote Zetto. Dimmi cosa dicevi? Dico, no, non posso dirli adesso. Cioè, non potete giocare dei jolly che nessuno di voi ha giocato. Su chi mi avrebbe vinto come cosa, che sarebbe stati veramente divertenti, ma li dico quando finisce il voto. Ok. Perché Questa ho la visto in devi chat quando fare. finisci di parlare una cosa che ha detto per te, una cosa che ha detto per me, in effetti. Fa vedere. Sono curioso. Fa vedere. Meriterei di perdere per non aver detto Non sta hai usato cosa. il Roundhouse Dick, hai ragione, che non fai Roundhouse Dick. Per il drago La basta avere devo presente fare. Denver, cazzo, è vero! Esatto! Esatto! No! No, avrei vinto Esatto! facile! No! Cioè, ma tu ci scherzi? Cioè, te lo immagini un tamarro con un Battle Cat che lo solleva e gira per l'acquario facendo un cazzo elicottero?
Ma il Valdrago sott'acqua non annega, non ne abbiamo parlato di questa cosa. Stanno in un acquario, non dentro l'acqua. Sì, non è detto, potrebbe Il essere. signore Sol dice una cosa intelligente: puoi fare tutti i trick che vuoi, ma non ti si vede perché sei invisibile. Ah, cazzo, è vero. Però non si è scoperto. Non si è scoperto, ho vinto 64% a 35. Bullshit move of the Incredibile, il day. drago vince ancora. Il drago vince Ho ancora. vinto. Ho vinto È un 64 a bullshit 35. gigantesco. Con il Tony Hawk dei video, del mondo animale. Che bello. Che bello. Ah. Ho vinto. Questo Ok. perché non si può parlare dell'avversario. No, vabbè, io ho detto Tony Hawk del mondo animale, dai, non ho neanche parlato tanto te, No, dai. dico, se si poteva parlare dell'avversario, lo dicevo per invisibile. È vero, in effetti. Ok. Dai, pronta? No, aspetta, devo dirti prima il luogo. Aspetta, eh. Io Il ho il tappeto. luogo? Il luogo è Colosseo Romano. Perfetto, ci sta da Dio. Grazie. Allora, il personaggio di Marty è un cacciatore di coccodrilli che, oh, Dio mio, scusate, sto facendo casino, eh? Che può possedere il personaggio per 30, secondi e poi diventa molto stanco. E con carta random è una, madonna, è una ragazza magica. È tipo Crocodile Dundee femmina, praticamente. È Cardhunter Crocodile Dundee, praticamente. Ti manca la carta viola, La carta Mac. viola è. Non possono usare magia, non lo so. I combattenti sono legati insieme da una catena di 30 piedi. Ma è meraviglioso! Vai, Marti, ci sei? Ok, devo calmarmi, aspetta. Ok, ci sono. Vai. 3, 2, 1, via. Sono una bellissima ragazza magica che fa tutta la trasformazione meravigliosa e sono una cacciatrice di coccodrilli, vale a dire di rettili, e devo affrontare un drago che è un rettile, mi dispiace dirvelo, ma ragazzi è un rettile. E oltretutto posso entrare in possesso dello stesso drago per 30 secondi, quindi io con la mia magia posso annullare la sua invisibilità e posso prendere possesso e fare tutti stare sugli skate quanto cazzo mi pare e piace. In più sono dentro a un Colosseo romano, quindi posso tranquillamente fare i trick su tutto il Colosseo per quanto mi pare e piace. Oltretutto, l'unica difficoltà forse sarebbe essere legata alla catena, ma quello dà soltanto più potere, dà soltanto, mi aiuta soltanto con i miei poteri magici. Fatto. Bitch! Ok. Ma qua vinceva chi uccideva, non chi era più Tocca a me. divertente. Esatto. Non hai detto come l'avresti ucciso? È un entire Ronald! Allora. Pronti, Non è un rettile. 3, basta, dai. 2, 1. Sono un fottuto dragone. Anche se vengo posseduto per 30 secondi e voglio, non voglio sapere in che senso, e non lo voglio sapere in che senso, poi anche il fatto che diventi, che sia molto stanca, non importa, non c'è bisogno, sono un dragone, posso staccargli la testa e tra l'altro con stile, perché posso farglielo con un Holy Grab no look, senza farmi vedere, tra l'altro. Non mi vede neanche partire. E poi sono legato, posso essere legato, a una catena, però. Questo è peggio per lei perché non può scappare. È molto vicino a me. Ci stacco la testa con con un ognam. Basta, Con un cosa, finito. con Con un un cosa, ognam. con un cosa. Con un ognam. Allora, aspettate che mi sono dimenticato di fare il coso. Quindi è Marti. Argon vincerebbe facile in tutte le super fight comunque. Sì, secondo me sì. La carta Argon. Open. No, Argon, proprio la persona Argon. Argon in Perché sé per sé. ha sempre l'affermazione corretta per smontare tutti i personaggi del mondo. Dovete scrivere Vote Mac con la E, porca miseria, maledetti voi. Vote Mac con la A. Sono Mac con la A. Tutti i voti con la E, porca puttana. Quindi se io batto anche Norri, praticamente facciamo che ho vinto e facciamo la Battle Royale.
perché è la cosa più divertente, perché è meravigliosa. Intanto Ah, non è vi Ville. spiego Non è come Ville, funziona Ender. la Battle Royale. Ognuno mette il proprio personaggio, ognuno ha la propria carta normale, come al solito, ognuno ha la carta random e poi ognuno di noi può prendere una carta dalla propria mano, carta potere, e decidere se metterla a se stessa o metterla a qualcun altro. E quello è meraviglioso, secondo me, perché si possono fare delle robe, secondo me, de devastanti. Allora, refresh. Aia. Il valid vote. Qualcuno ha messo, ha scritto Mac, quindi il voto è invalido. Ma è finito 85 a 11 per Indovina che ha scritto Mac. me. Ecco, vedi. Vai, Norri. Allora, il luogo è. Ora mi faccio le pedine con i nomi. Oh, what? In un guscio? In un guscio Nutshell. di. In un guscio Di di noce. noce? Sì. In un guscio di noce? È un pochino un drago. È un po' un problema. Tenderà a essere un problemino, mi sa. Sì. Boh, Potevi dire non lo so, in che realtà. si trasportava il cacciatore in giro, sì, anche. Potevo fare anche così. Hai ragione, Salvo. Allora. Superfighter, Demon Butler è un, come si chiama? Demone È un maggiordomo? maggiordomo demone, Sì, ma è un esatto. personaggio di Black Butler. È Sì, il sì, sì, demone, sì. Che è quel Black Butler. Oh shit. Controlla il tempo E non solo quello. e può vedere solo i movimenti. In che senso? Che se stai immobile non ti vede. È Ah, ok. invisibile. Sì, infatti, a te frega cazzi. E ci sono. Oh. Tempesta di Ho fulmini. sbagliato. Tempesta di Mi fulmini. controllo il tempo. Madonna. Bitch. Ah, Può merda. combattere tempesta durante un nubifragio. Ok, Merda. chiaro. Vai, sei pronto? 3, 2, 1, vai. La situazione attuale volge solo a mio favore. Innanzitutto, il fatto di poter vedere solo il movimento non è minimamente un malus, dato che il mio nemico è invisibile, quindi non ho alcun problema ad affrontare questo nemico. Il fatto che ci sia una tempesta non è un problema, posso controllarla, anzi, posso usarla estremamente a mio favore, ovvero posso cercare di eliminare il nemico, anche se non so dove sia, controllando il tempo di un controllo su un'area abbastanza grande, a meno che il nemico voglia scappare davanti alla mia onnipotenza. E poi cosa c'è da dire? Sono un demone. Ho questo personaggio qua, questo Demon Butler, che non so esattamente chi sia, quindi sono un po' in crisi sotto questo punto di vista. Il fatto di essere in una non c'è, cioè non credo mi dia troppi problemi, appunto credo ho dei poteri demoniaci che mi possono aiutare in questo senso, oppure sto... Ma sì, Sì, perfetto, la dovresti. regia mi dicono di sì, fantastico. Sei immortale, Fre, detta velocemente. Infatti, questo che intendevo dire, no, il mio potere demoniaco in questa situazione credo mi renda l'avversario perfetto per questo nemico. Ciao. Merda. Allora, innanzitutto, parliamone. Siamo in un guscio di noce. Se siamo in un guscio di noce, la situazione della temperatura, del tempo, non ce ne frega niente perché non ci sono. Non riuscirà mai a entrare. Non riusciranno mai a entrare i fulmini all'interno del guscio di noce. Quindi, a mio parere, vabbè, comunque fa lo stesso. In ogni caso. Il fatto che continua a non vedermi è comunque a detrimento suo, perché non mi vede e sono invisibile, quindi non sa dove sono. E poi c'è sempre il problema che posso fare i giri della morte sulla noce, non vorrei dire. Sempre per i swag point, posso girare intorno con i roller skate e fare wii 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 dentro il guscio di noce. Basta, stop. Per i swag point, giusto per quello. Comunque, dato che in chat si sta creando un attimo di confusione, weather è tempo climatico, non è Sì, 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 tempo. sì, sì. Tempo No, climatico, ah, perché scrivono, ma non controlli il tempo, quello dell'orologio. No, 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 climatico, weather. climatico. Tanto buttiamo via tutto e tanto facciamo dopo il coso, oppure vuoi, se vince Norri, vuoi cercare di No, battere Fre. Norri? No, No, mezz'otto, ok. guarda. Allora Evitando scherzi. facciamo una cosa, facciamo una Battle Royale. Sai che Divino abbiamo Ultimate creato una bella Fighter. Civil War qua, eh? Se questa non è male. Drago, demone, Civil War.
È un peccato che non conosci il potere delle E battle. adesso me lo cerco. Non battere. È tipo immortale, super forte, magico, può fare praticamente quello che cazzo vuole nel mare. Mettete un attimo le carte nel mazzo giusto, così intanto ci portiamo avanti col lavoro. Anche Intanto quelle scartate? sto dividendo le scartate, infatti, Sì. adesso. Ok, questo, no, scusa. Sì, magari queste potevo non levarle adesso. Hai una Sono un po' sola nato questa? Sì, faticato. ok, perfetto. Questa va qua. Questa va girata di qua. Possiamo? Oh! Però, ops! Cosa hai fatto? Questa è Grande bianca. mago. Guarda, ce ne sono ancora. Ci sono ancora due bianche qua. Due nere Tre, qua. sono tre bianche. Ah, sì, dimenticavo. Due bianche Adesso qua. le sistemo. E intanto guardo il voto. Il voto è. Ha vinto Norris 60-40. Una bella Civil War, mi è piaciuta. Bella, bella, bravo, bravo Norri. Ok, Io adesso però vorrei arriva la parte mescolare. divertente. Voto a 4. Non È inutile riesco. che state mescolando, ce ne sono ancora X in giro. Aspetta, E sono che 5 devo qua. imparare ancora i comandi? Ah, se vai così, lo puoi mescolare come hai fatto, esattamente. Esattamente come hai fatto. Aspetta, di Solo che tenere non. premuto, tieni premuto tutto, tieni premuto, ok, e Ok, da lì prova, puoi c'è. posare. Ne sono altre due. Ma porca miseria, Norri! Ma è qua, cioè, davanti a voi. Sono nere come il tavolo, non si capiscono. Ok, però. Ah no, ce ne sono ancora quattro qua. Lo mescolo Ah, scusa, vabbè, troppo tardi. Troppo tardi. Allora, io! No! Vabbè, troppo tardi. quindi, le regole della Battle Royale. Siamo tutti contro tutti. Alla fine votate voi il vincitore, come prima. E peschiamoci le Tuts, tuts. carte. La musica è un pelo alta. Che Benvenuti al palle. Super Ma Fighting. guarda che Posso io l'ho abbassato levarmi? al minimo, nel senso, quindi. È Norri che si è divertita ad È Norri che ha alzarla. alzato. Ok, al minimo. No. Quindi? Allora, Quindi le prendete. regole della Battle Royale? La Battle Royale sono tre carte, come sempre, giusto? Guarda un attimo com'era, non me lo ricordo più. Battle Royale, tre carte e Low tre play white carte. card e three black card. Esatto, tre carte e tre carte. Quindi pescate tre carte nere e tre carte bianche. Ok. Mettiamo già qua in mezzo le due carte, imprevisto e locazione. E vi dico già che il luogo di combattimento è. No, di nuovo, no, vaffanculo. In un C'è luogo guscio, di no. combattimento? No, c'è il guscio, c'era il guscio, vaffanculo, no. Decido salomonicamente che è un altro posto. Ok. In un vecchio ponte della ferrovia, tutto distrutto. Posto triste. Sì, abbastanza, devo dire la verità. Allora. Quindi devo giocare come prima, 1-1? Non avete idea di cosa state andando incontro voi. Io sono deciso di puntare sullo sgravo o sul favoloso. Leggendario, amico mio. Va bene, leggendario. E sia. Avevo praticamente due uguali, poi vi dico. Questa. Potrei Ok. essere più favoloso, però non fare danni, quindi no. Posso anche giocarmi a Quindi questo casa è un Norri, turno. giusto? C'è. No, Vai di aspetta, repubblicano, non va non ho bene. scelto repubblicano. Ah sì, voto il blocco i voti, hai ragione. Bravo. Bravo Argonuccio. Grazie. Allora, intanto metto già pronti. Ecco. È Norri proprio un timer Novatus. diverso dal tuo. Sono Bisogna vedere un po', indecisa. probabilmente mi sono perso qualche cosa. Ho schiacciato qualche no quando dovevo schiacciare qualche sì. Non so bene come funziona, adesso poi lo sistemeremo meglio. Questo pallero. Allora, Mecnorotus, zitto. E Marti. Marti.
Secondo me questo gioco è veramente meraviglioso. Io lo adoro questo gioco. Mi sta piacendo sempre di più. Ogni volta che ci giochiamo mi piace sempre di più. Anche perché poi si possono fare regole house rules sempre più diverse. Un casino. Diventa un casino. C'è anche la regola del villain, che tipo c'è il super cattivo che si fa, che si crea, e poi gli altri vanno a combatterlo e il super cattivo decide chi è che vince, chi vincerebbe, chi si comporterebbe meglio contro il nemico. Ci sono anche delle altre carte che sono un attimino più, non sono proprio politically correct, cioè le carte da nerd, le carte da cartoni animati, ci sono qualsiasi tipo di cose. Ci siete, ragazzi? Sì. Mettetele qui. Mettetele qui. Una e due. Questo è Zetto. E questo è Marti. Sì, Oscuro Signore come funziona? Ecco, poi lo facciamo vedere. Comunque, a me piace più sì, Oscuro Signore. Sì, Oscuro Perché Signore è molto carino, sì. Allora. Partiamo da Zetto. Ah no, prima bisogna fare... Ah no, no, prima è vero, prima ci fa giusto così. Prima i personaggi. Ah no, devi... aspetta, le carte le dobbiamo aggiungere... Aspettate un attimo, devo vedere la regola, me la sono dimenticata. No, allora, una volta che le metti, i giocatori rivelano il loro combattente e lo annunciano al tavolo. E basta. E basta. Poi nella seconda, random, e poi la terza. Ok, perfetto, ottimo. Quindi... Oh mio Dio. Dillo te. The Terminator. Che cavalca un narvalo volante. Per dire. Quanto di più simile c'è un unicorno in natura. E random lancia fulmini. Merda. Marti? Tigre dai denti a sciabola. Che può attraversare cose solide. E random è alto tre palazzi. Stories e un palazzo. Stories credo che sia inteso proprio. Simiti sono grande tre storie. Minchia. Piccolino. No, è un piano. Tre piani. Sono alta... okay. Un altro tre piani. E sti cazzi. Quindi circa 9 metri, più o meno, un po' meno. Posso scegliere un Pokémon, sono Mewtwo. Mewtwo! Con il respiro di ghiaccio. Okay. La random? Collego il portatile e arrivo. Ok. La mia carta random è... Sono armato con una portal gun. Una pistola portale? Sì, quella di Portal. Ecco. Vai, Norri. Oddio mio! Oddio! Con un fucile da cecchino! Mi dispiace. Sì. Ora vi devo chiedere una cosa: le carte che abbiamo pescato prima bianche non verranno più utilizzate, vero? Le bianche? No, le bianche. Allora no. Vi faccio vedere che cazzo avevo. No! Era destino. Come fai più figura col Gesù bambino? Io avevo Skeletor e Lady Boy. Sì, ma gli manca la random. Arriva la random, scusate. Eccola qui. È alto 100 piani. Gesù gigante con un fucile. Ti posso permettere di cavalcarmi se vuoi. Siamo pronti, Marti. Possiamo conquistare Marti, tutto. Lo sai che questa cosa potrebbe andare a finire in... Vabbè, fa lo stesso. Vabbè. Finché non c'è la regia che mi urla, credo che possa andare bene. Infatti, meno male. Allora, l'imprevisto. Ah no, l'imprevisto dopo, scusate. Dobbiamo fare. Adesso dobbiamo scegliere. Ognuno sceglie una carta dal proprio. La carta potere dal proprio mazzo. Per metterselo a sé, oppure da mettere ad altri. Allora, vediamo un po'. Io non ho dei buff. Puoi darti un buff a te. Mi prendo questa allora. Vai Zetto. Allora. Buff per te? Sì, non ho dei buff. Ok. Dei lunghi artigli di metallo e metallo che voglio, quindi adamantio, mi escono dalle mani. Ok. Ok. Invece questa è per te? Sì, è la non mia. Non dare a nessun altro? Ok. Da nessun altro. Posso duplicare uno degli attributi degli opponenti?
quindi scelgo. Vediamo un po'. Ma sì, sparo anch'io fulmini. Io ho una domanda. Se ho una carta rossa è un debuff? No, carta rossa è uno stile, è un tipo di carta. Sono quelle La carte rossa in che rosse senso? sono. No, sono carte nere che in realtà sono del mazzo Political Incorrect. E quindi va bene. Sì. Ah, political incorrect, quindi immagino che sia. Ok, posso fare una carta però perché voglio creare il personaggio definitivo. La do a Norri. Può cambiarsi di sua spontanea volontà in. E devo scegliere un personaggio dal mio mazzo in un repubblicano. Sono personaggio definitivo. Io. Allora, se quello rosso è politically incorrect, mi hai Sì, detto. non c'entra niente, nel senso, è come una carta nera. Quindi assegno questa. Devo scegliere un attimo chi darla. A chi sarebbe divertente vederla? Mi sa Mirko. No, si chiama Mirko? Mirko? Sì! Vai! Vai Era. così! Che cos'è? Si è appena fatto È dieci. appena fatto Finito con gli 10. acidi. Ma oggi Un Mezzetto robot è fatto di particolarmente acidi lo devo drogato. vedere comunque. Un robot fatto di acidi lo voglio vedere. È come la carta, è come quella carta di Cards Against Humanity, insegnare ai robot a fare i pompini. Sì, Più o meno. ciao. I'll be Ok, adesso back. qualcosa. Ok, dai. Pronti? Quindi Zetto per primo Io deve per definire primo. un Terminator che vola a cavallo di un narvalo, che lancia fulmini, che ha degli artigli di adamantio, che si è appena fatto di acidi. Quindi devo Ah, a dire proposito. perché se... Sì, è giusto, l'hai È previsto. vero, c'è l'imprevisto. I Sono combattenti sono a cavallo di unicorni. Quindi tu sei a cavallo di un narvalo che è a cavallo di un unicorno. Sì. Ok, È per un po' tutto mindfuck. Tutto questo è un po' a mindfuck. Capisci? Capisci tutto a posto. Quindi devo dire perché il mio sopravviverebbe, rimarrebbe per ultimo? Sì, perché no, vincerebbe un combattimento. Perché vincerebbe un No, perché. combattimento contro gli altri. Ah, perché sopravviverebbe, ok. Oh, cazzo. Sei pronto? Aspetta, facciamo Ci così. posso provare? Non ci sto. Non ci sta. Non mi ci sta il tablet. Porca troia. Ok, arrivo, eh. Ok, pronti? Via. 3, 2, 1, via. Allora, sono Terminator, sono il T-2000, l'ultimo modello, quello indistruttibile, anche se viene distrutto si riforma in un secondo senza nessun problema, senza nessun danno. Dopotutto, sparo fulmini, quindi proprio allucinante. Nel caso di combattimenti ravvicinati ho anche degli artigli da diamante indistruttibili che possono tagliare qualsiasi cosa. Posso anche aver appena smesso di farmi acidi? Sì, va bene. Me ne sono molto più esagerato e incazzato, anche se temo che un robot non si possa fare gli acidi. E il fatto che io cavalchi un narvalo che cavalca un unicorno è qualcosa di estremamente figo e epico. Potrei girare intorno anche a Gesù, alto 200.000 piani, e continuare a sparargli fulmine e tagliuzzarlo in 10.000 punti diversi. E farei probabilmente la stessa cosa anche con gli altri. Alla fine, il problema più grosso è Gesù. In tutti i sensi. Vai. A chi sta? So, Colpa ecco. mia, colpa mia. Sì, mancavano 15 secondi. Stavo parlando, ma in realtà ero in muto, scusate. Grave. Marti, ci sei pronta? Sei pronta? Vai. Sì. Insomma. 3, Ah. 2, 1, via. Qui si tratta di sopravvivenza, perché è ovvio che contro un robottone gigantesco la mia tigre dai denti a sciabola può far poco, ma ha il vantaggio che può penetrare gli oggetti solidi. Questo vuol dire che può penetrare all'interno del corpo del robot e tramite il potere di duplicazione del potere, in questo caso di sparare fulmini, può sparare i fulmini contro il robot e mandarlo a puttane. Poi,
approfittando del fatto che può, che è dentro un robot, si ripara dal respiro di ghiaccio del Pokémon e può contrattaccarlo. Purtroppo contro Gesù è tosta, però io vinco per questione di esistenza. Gesù in realtà non esiste, non è mai esistito. Vi batto su repubblicani. Esatto, neanche i repubblicani. Io combatto su una questione atea, la tigre del Tiesciavolo è esistita e quindi può fare il culo anche a Gesù. Fine. Ok, tocca a me. Possono usare argomenti altrui per controbattere o no? Sì, no, sì. Perché sei svantaggiato. Sì. No, si può. Sì, diciamo che l'ultimo che gioca è un po' avvantaggiato rispetto agli altri. Sì, ma però dipende. Beh, poi deve comunque portare delle argomentazioni convincenti, nel senso, perché se non sono abbastanza convincenti non vale. Allora, pronti? Vado. 3, 2, 1. Naturalmente il mio tu è al livello 100, senza ombra di dubbio. Psicobotta, cioè, che è la grande botta, direi. Divinazione, psichico e forza sfera. No, anche confusione, forza sfera non mi piace. Confusione, vediamo un po' le debolezze. È forte contro quelli di tipo psico e di tipo lotta, quindi Gesù Cristo è di tipo psico, evidente. Mi sembra evidente. Credevo più lotta, però vabbè. La tigre con i denti a sciabola è di tipo lotta, è altrettanto evidente, così come Terminator, non so cosa possa essere. Io sono acciaio, Fre. Vabbè, ma acciaio è danno normale, quindi siamo a posto. Siamo a posto. Quindi non ho nessuna evidente debolezza e direi che quindi posso fare quello che voglio. In più ho una portal gun, quindi non mi so divertire a tirarli giù dal ponte, ok? Vogliamo. Vabbè, ma... Io sono un lotta elettrico. Quindi, lotta elettrico comunque è resistenza, no, resistenza su di te. Scrivono in chat, con queste mosse Mewtwo fa schifo, ma proprio tanto schifo. Allora, Mubot, open. Psicobotta, okay. Dove l'hai trovato? Perdona. Psicobotta, ma cioè... Non ancora esperto. Ah, scusami, che cazzo faccio? Sono un coglione. Perdonatemi tutti. E vai, Norri, pronto? 3, 2, 1. Mettiamoci bene chiaro, io sono... Gesù Cristo di 100 piani che cavalca un unicorno e che spara ai suoi nemici con un fucile da cecchino. Io sono l'MLG pro player per definizione e posso trasformarmi in Donald Trump. Detto questo, non me ne frega un cazzo se te sei Mewtwo, io sono l'Arceus dei Pokémon, capito? Non mi puoi fare assolutamente niente. Il figlio dell'Arceus. Ancora meglio. E riguardo a questo, sebbene ci siano dubbi sull'esistenza del mio padre, credo che sia abbastanza comprovata la mia esistenza fisica da un po' di testimonianze storiche. Quindi a me non me ne frega assolutamente niente. Provate a buttare giù Gesù Cristo che cavalca un unicorno. Alto 100 piani con un fucile da cecchino. Che cavalcavo tutti un unicorno. Sì, ma io sono Gesù Cristo. Ma sei mortale, lo sai, non hai potere. Lo so, non sto neanche a dirlo, cioè, sono Gesù Cristo. Non fai un cazzo te. E se mi date un pugno, vi porgo pure l'altra guancia. Appunto. Drop it. Dopo questa, Norri ha vinto. Dopo questa, Norri vince. Okay. Io intanto continuo il mio disegno del mio unicorno. Ora, finalmente, di nuovo open. Ce l'ho fatta. Ok, vote Mac, vote Marty, vote Norotus e vote Zetto. MLG Jesus. mi sa che si sa chi ha vinto. Vince Norri a sprombattuto. Ma proprio facile. Mamma mia, che botte. Mamma mia, la grande botta. Psicobotta, tra l'altro. Fa vedere il mio disegno. Sono un bellissimo unicorno. Quanto mi diverto. Fa vedere il tuo disegno. Cosa fa? Solo per l'ultima frase. Non l'avevo visto, non si vedeva. Con questa piattaforma si può fare qualsiasi cosa. Ma cosa vot Marta, Flazio, ti picchio. Vot Jesus, quello ha senso? No, non farlo. Ne potevamo fare un'altra, ora abbiamo un grosso cazzo. Lo cancello. Ok. Cosa facciamo? Ne facciamo un'altra, dai, su. È pas questo. Facciamo un villain. Col villain?
Però Sì, quello votiamo. voto per le modalità base. Ah, quindi vabbè, dai, fa il villain lo faccio io allora, dai, così almeno posso. Il villain lo faccio io così almeno riesco a controllare voti e cose varie e voi vi Sono sbattete in triste, due. mi hanno ucciso l'unicorno. Comunque, se giocavo Ladyboy forse vincevo per stile. Io avevo una bo io ho il fantasma di un aborto e mi fa faceva un po' senso. Oddio. Mettete tutta la rumenta qui. Lo La rumenta. rumenta. Dove? Dove qua? Facciamo l'ultima con il villain, la regola del villain e poi ci salutiamo, diciamo meglio, va. Poi se volete giocare dopo io Vabbè, ci sono. tanto. Pesca 3, pesca 3, pesca 3. No, facciamo Allora, solo signore io dopo, però. sempre pesca 3, Please, facciamo solo eh? signore. Possiamo anche farlo. Ok, il luogo di battaglia. Questo cos'è? Ah no, T-Rex era di qualcuno. No. Ok, no. Era mio T-Rex. Ok, da buttare era? Ok. Sì. Quindi, allora. Il luogo di battaglia è Portland. Generico. Portland. Perché porta? Cos'è Perché no? Non sarebbe giusta. Why not? un. Cos'è sta cosa? Devo cercare Google Traduttore, ma Vuoi una Portland mano? Ma sarebbe. tanto non siamo contro qua. Cos'è un Sasquatch? È Bigfoot. un Bigfoot. Ah, il Canadese, Bigfoot. ma è Bigfoot. Il Quindi è Sasquatch. Bigfoot più pacifista, nel senso. Ma io devo essere un villain? No, viene Mac. Ok, Sono Mac che quindi. sopravvive. Quindi Io sono il dobbiamo cattivo. combattere contro Mac? Sì, e il pubblico deve votare chi uscirebbe meglio da un combattimento contro il mio personaggio. Jesus Tecnicamente is love, Jesus is dovrebbe life. votarlo Mac in teoria. Il villain quante carte può giocare? Non mi Il ricordo più. villain. No, è un personaggio normale il villain alla fine. Personaggio Una e una normale? random. Una e una con un hack random, è vero, sì. Peccato. Noi invece mettiamo una bianca, una nera. E basta, e poi puoi giocare un'altra carta nera partendo dalla sua sinistra a te stesso o sugli altri. O su di Lui. te anche. Noi. No, noi. Ok. No, random character cap. Devo andare a cercare. Devo andarla a prendere nel mazzo. Peccato, perché ce l'avevo perfetta. Vabbè, fa lo stesso. Ok. Beni. Posso Quando farlo io dico. il video? No. Anch'io sono abbastanza No, villain. sei Detto è sgravo, non può fare il cattivo. Detto è sgravo, non fa il cattivo. Ok, io ci sono. Devo Io dire prima gioco. io il nemico, poi voi dovete fare la carta, se non Non sbaglio. credo. Sì, prima devi dire il nemico, poi ne scegliamo. Ok, perfetto. Quindi Vai. il nemico è un predatore sessuale, però, Oddio, no, Mac. che è armato di una Pokéball che ha dentro un moschettiere. C'è un po' sta scimmia di Pokémon Go, eh? Era Crossfire. bellissimo perché se avessi potuto scegliere una carta dalla mia mano, avrei messo. Oddio! Lo possiamo fare? Lo posso Cosa? fare? Possiamo togliere questa regola e dire che la carta è questo, che è una Pokéball con dentro una ragazza giapponese, una scolaretta giapponese. Dai, Non so facciamolo. cosa ti serva, Vabbè, però. perché ormai, cioè, cosa c'entra? Così. Ho deciso. No, Sono un ora predatore sessuale con una Pokéball, armato di una Pokéball che ha una ragazza, una scolaretta no, giapponese. ragazzi, non è Predator, è una carta R, quindi Not praticamente that kind, c'è scorretta scritto non quel predatore. tipo di predatore, nel senso, non predator del film, proprio nel senso predatore, nel senso del Perché predatore. c'è la carta Predator e si Sì. chiama Predator. Io non vorrei Esatto. dire, Mac, ma se non ti cacciano via stasera con quelle due carte, Twitch c'è una Hai censura del cazzo. ragione. Vabbè, però ci sta. Beh, finché non ci sono immagini. È mezzanotte 41. Non credo sia una giustificazione. Scusa, mi piacciono gli yaoi e cose varie. Non so di che cosa sto parlando, ma vabbè. Mac, devi pescarti una carta nera.
Nera? Ah, è vero, è random, è vero, hai ragione. La carta nera random è ha due armi. Ha due braccia extra. Ha due cosa? Due braccia extra. Dio, è sempre peggio. Doppio braccio, doppio piacere. La scoletta è una yandere. Sì. Ok, cominciamo a rivelare noi. Volete che vada per primo io stavolta? Vai, devo rivelare adesso. Quello comincia con la sinistra del villain. Poi bisogna mettere le carte, anche voi avete le carte random? No, noi abbiamo le nostre due carte. Mm-hmm. Poi, una volta che sono tutti rivelati, possiamo scegliere, partire da quello della tua sinistra, come giocare una carta nera o su di noi o su uno dei nostri avversari o come su di noi. Ok. Allora, mi rivelo. Io sono Hitler. Ok. E il mio potere è che devo scoparmi il nemico prima di ucciderlo. E quindi sono la tua nemesi in questo momento. E non l'avevo scelto ancora prima di sapere chi fossi. Oh mio Dio. Ok. E devo dargli la random adesso? No. Poi no, dopo giochiamo noi. No, cioè, nessuno prende noi. La random. A nessuno prende la random? No, okay. Solo te prendi la random. Ok. Ok. Io sono... Aspetta. Alucard. Il vampiro? Mettila qua. Già. Mettila qua, dove? Mettila qua, qua davanti, dove c'è scritto Z. Ah, però forse non lo vedete, è vero? No, lo vedo. Ok. Ok. Sono Alucard, armato con un'attrezzatura per la manovra 3D di Attack on Titan. Ma che... vabbè. Ok. Bitch. Vai, Marty. Aspetta, fammi girare, che sono al contrario come al solito. Per ruotare così? Sì. Yes. Ok, scusate. Sono... sono una banda scolastica... sono la banda di un liceo. Ma la banda quella che fa le marce. Sì. E la mia arma... Giro. Sono armata con una bomba holy, sono una granata una santa. Granata sacra, esatto. Ah, le bombe sacre! Esatto. Le bombe sacre di come Worms. Si chiama? No, ma non solo di Worms, anche di Monty Python memoria. Di Monty Pythonisca memoria. Proa, benvenuto, ti stimo professionalmente. Ben arrivato. No, è già un po', ha deciso che quello che ha visto... Che quando ha visto il predatore sessuale con una pokebola ha deciso, mi devo iscrivere. Quindi adesso tocca a Norri, che deve scegliere una carta del suo mazzo e decidere se metterla a se stessa. Una carta nera, esatto, giocare su qualsiasi giocatore sul tavolo, quindi anche su di te, su se stesso, su di noi. Allora, io gioco su di me questa carta nera che mi dice di pescarne due random dal mazzo. Porca troia. Giusto? Sì, e te ne acchiappi però, ne scegli una. Quelle due... Sì, e me le tengo. Draw and play two random attributes. No, te ne prendi due e li giochi per due. Ah, quindi poi sì. Sì, me le tengo nel senso... Sono anche le scarta debuffo. La carta dopo l'uso. Aspetta, scarto già quella nera che avevo già, così evitiamo... Cioè, siete sicuri che quello che pesco sono quello che metto? Allora. Aspetta, l'ho ribaltata perché sono un cretino. Non l'ho ancora vista... In e blimp, non so neanche cosa voglia dire. Bisogna sei dire... su un dirigibile. Mm-hmm. Dentro oh! È molto Hitler tutto ciò. Oh! Armato con una specie di pompa spara lubrificante. Mac, oh mio Dio. Preparati l'ano, sto arrivando. Sei la coppia perfetta. Invadiamo la Polonia. Ma come Charlie Chaplin. Addio. Vai attento. Okay. Allora, io gioco una carta su Norri. L'imprevisto va girato alla fine, prima della loro spiegazione. Olè. È ubriaco. Perfetto. Non so se hai peggiorato la situazione, sai. No, ma io non volevo giocare per peggiorarle, perché non ho altre carte nere. Ah, ok. Ah, tocca a me, un attimo solo, che ne avevo una buona. È ubriaco. Mi piace. Piace. Non è questa. Ok. Cos'eri tu, Zetto, scusa? Sono Alucard.
Ok, ti do questa allora. Mi sembra adatta al tuo personaggio. C'ho anche già la cosa per la manovra 3D. Ah, che cammina sui muri. Ma no, stai aiutandolo, porca miseria, però devi Sì! essere... Sì, ma tecnicamente a Luca non so da fare. Vabbè, è un incentivo. Allora, Ora siete posso proprio pronti? arrampicarmi. Siete pronti? Parte Norri, quindi il minuto di... Ah Sì, no, scusate, vai aspetta, avanti. no, che cazzo dico? C'è... Ah, durante una tempesta di neve, tempesta di neve a Portland. A Portland ci Si sta, può. sì, tutto sommato una tempesta di neve a Portland è fattibile. Allora, perfetto. Quindi, rimettiamo in ordine tutto. Hai un minuto. Perché Norri potrebbe battere? Potrebbe battere un predatore sessuale con una Pokéball con all'interno una scolaretta giapponese che ha due armi... Che scusa, che ha due braccia in più? Il predatore, non la Non la scolaretta. scolaretta, Il certo. predatore. Pronti? 3, 2, 1. Ok, se devo essere sincero, io non noto neanche la sfida. Chiariamoci benissimo. La prima cosa che devo fare ancora prima di uccidere il nemico è scoparmi il nemico. E a quanto pare siamo entrambi ben predisposti, essendo un predatore che mi lancia addosso una scolaretta giapponese. Quindi doppio regalo per me. Tra l'altro, il fatto che ci sia una tempesta di neve a Porto, che cazzo me ne frega, sono anche nel mio fantastico dirigibile. E sono anche preparato ad ogni evenienza con una vagonata di lubrificante che sparo a destra e a sinistra per prepararmi appunto a qualsiasi penetrazione possibile. Che io lo subisco con la faccia, chi se ne frega, siamo qui per divertirci a quanto pare. Quindi Dio. preparatevi ad essere invasi dall'orda Se, nazista. sei anche ubriaco Sì, ma preventivamente. che cazzo me ne frega, cioè meglio, Cazzo me ne se frega. faccio delle cose di cui mi debba pentire non me ne pento perché non me le ricorderò mai per il resto Sei della vita. Hitler poi, nel senso. Insomma, che cazzo, infatti. Pega sta morale, Oh mio Dio. Ok, un minuto preciso, guarda. Pronto, Zetto, 3, 2, 1. mi ha detto via. Ma porco. 3, 2, 1, via! Grazie. Allora, io sono Alucard, citando proprio lui stesso, I'm a real fucking vampire. Ho circa 1500 anni, se non sbaglio, e posso evocare letteralmente gli inferi sulla Terra. Posso controllare una cosa come 600.000 persone in una botta sola, sommergendo praticamente tutta l'Inghilterra, così. Tra l'altro combattendo i nazisti. Una persona, un predatore sessuale, io sono il predatore sessuale ultimo, ho 1500 anni di esperienza in giochini erotici e quello che voglio. Il fatto che possa arrampicarmi su muri e usare la manovra 3D è semplicemente, sono punti stile per fare il figo, perché non posso volare, ma posso usare queste cazzate per andare in giro a volare. E dato per quello bello che ho fatto alla mia poliziotta con le tette grosse, immagino cosa fare a una ragazzina giapponese, lanciatami contro. Le due braccia in più, ma probabilmente le strappo e me le impianto io. Come, le due Intanto braccia in più sono uno strumento di piacere, Massimo. per lui, quindi me le Intanto strappo e me le Mattafaka ha fatto la frase, la parola perfetta, ma va bene. Che è stato? Il nuovo ordine è Sì, istituito. però, Ciao, Aldo Beck, Nori. metti il timer accanto al mio nuovo disegnino, così sottolineiamo la gravità della situazione qua sopra. Aspetta. Tra l'altro, Norri, cazzo, io e te dovremmo combattere insieme perché è quello che succede nel cartone. Sì. Perfetto, E tra l'altro assaltano l'onda con i dirigibili, proprio perfetto. così va Aspettavano. perfetto. Peccato che sei un robot, però. Però ha quattro braccia. Grazie, Mike, Aspetta, gentilissimo. aspetta, aspetta. Volevo sottolineare l'impossibilità mia di riuscire a Perfetto, batterti. pronti? aspetta. Ah no, anche lei, ok. Se va bene, volendo possiamo fare. Sbagliato. Sì, perché questa è la Yandere, questa verde. Eccolo lì. Ecco, questa è la spiegazione. Ok, pronti? 3, 2, 1. La mia forza è soltanto nel numero, perché sono una banda scolastica. E il mio altro vantaggio è che, essendo una banda scolastica liceale, stoniamo come dei disperati. Buttando la bomba sacra, creiamo un alone di luce incredibile. E con la potenza del nostro suono, sventiamo la minaccia del MEC, dello stupratore seriale a quattro braccia. La regia Ma mi non sta sono guardando io, malissimo. non sono io. La regia mi sta guardando malissimo.
E nel frattempo, grazie alla potenza del suono, impediamo alla Yandere di uscire dalla Pokéball. Perché non vuole uscire con tutto questo frastuono. Regia, non guardarmi così male! L'ho finito. Non sono io, non c'entro niente. Ok, fine. Ciao regia, bentornato, com'è andata la serata? Ops. E intanto parte il sondaggio. Prego, vote Marty, vote Narotus, vote Zetto. Ma è ovvio che vince Narotus. E Hitler? Aspetta, aspetta. Secondo me il personaggio di Marty sarebbe la preda adatta a quello di Mac. In effetti sì, perché sono tutti ragazzini. Però va bene. Comunque, a parte quello, Mac ha quattro braccia e tre gambe, if you know what I mean. Grande Benjamin. Hai capito subito. Come spiegarti il gioco? Stanno votando solo Notorious e Zetto. Giuro che non è nulla di strano. È divertente. Ragazzi, è divertente. Dai. Cioè, Norotus, porca troia. Il nuovo simbolo della Gazzetta. Non sono capace di disegnare le swastiche, però non ho problema. Cosa stai cercando di fare? Stai disegnando il tuo personaggio? No, sto disegnando una swastica fatta con i cazzetti. State of mind. No, mio Dio. Dopo questa live, se non ci chiudono tutto... Sarà solo per un miracolo. Vabbè, stupendo. Io ve lo faccio vedere che lo sta facendo, ma non meglio di no. Meglio, va bene così. Okay. No, no, ti prego, no. È la più grande perculata del nazismo. Perché? È il più grande simbolo di antinazismo che potrebbe esserci in questo momento. Oh mio Dio, sta degenerando malissimo. Molto peggio di quanto immaginassi. La pen svastica. La pen svastica. It's my dick in third Reich, proprio. It's my dick in third Reich. Dick in third Reich, baby. Un attimo. Stiamo entrando su YouTube Italia per la musica? Sì. Wow 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 wow. Io direi che ha vinto Norotus. Secondo me è meglio che questa live non la metti su YouTube. Ma perché? Anche secondo me. Mio Dio, 93% per Norotus. Dovete giocarci da ubriachi in live. Mio Dio. Grazie mille ragazzi per esservi arruolati nella Gestapo. Penetreremo ogni stato che si oppone. Penetriamo la Polonia. Al glorioso impero. Non so, faccio vedere un secondo, via. Ok, cosa c'è scritto? Penetriamo la Polonia, ok, perfetto, ottimo. Non posso farla vedere per tanto tempo perché se poi si vede... Cosa, ma ci sono, ci sono le cappellette. Ma non sì, si capisce, è meglio che... Meglio non scoprirlo. Dunque, posso farlo? Posso farlo? Possiamo posso flippare? Fate uno skip... sì, skip. E possiamo fare uno... Oh, no! Volevo fare uno screenshot, vabbè. Sono tardi. C'è questo come screenshot, c'è il mio disegno. Stavo cancellando. I disegni rimangono e sono tutti volevo fare, vabbè, ma volevo fare uno screenshot con il tavolo. Vabbè, fa lo stesso. Meglio, forse è meglio così. Vabbè, bene. Tanto abbiamo tutto in video. Quindi ha vinto Norri. Solo di tabletop ci dicono. Una live, so, vedi? Che lo sapevo che avrebbe creato degli scompensi ormonali alla gente. Lo sapevo io, lo sapevo. Dobbiamo far vedere anche i disegni. Porca miseria. No, questo non lo si può cancellare così. No. Gestapo. Gestapo for the win. Allora, ma intanto per chi... Sì, potete uscire. Intanto, per chi ha visto la live di ieri, questa è l'immagine definitiva per voi, veramente. Allora, per la live di ieri di... Opla, di Punch Club, questa è meravigliosa. Ne ho messo 100.000, finiamo alle 5 sì, oggi. Sono stupende. Oh mio Dio, ma sapete che poi tra l'altro io vi prego, guarda, sono disposto a darvi dei soldi piuttosto, ma fate più disegni possibili su questo combattimento, più disegni possibili su questo combattimento. Che sei bellissima. Vi prego, vi prego. Il castello di cartone. Voglio un disegno proprio di quelli veri, fatti proprio per bene del combattimento che è appena avvenuto, perché secondo me ci possiamo togliere delle gioie, ma gioie vere, nel senso proprio cose che... ti fanno pensare, io ho iniziato a fare video su YouTube per questo. Per questo.
Allora, ma che cazzo è sta foto? notte nata. Notte, No, questo è il Rick, dove termine, sta questa? oddio. Scusa. Cosa? Quando lo... Che Su cazzo? Discord, quando Sì. c'era il Battlecat. Ma è Northern Lion quello. Sì. Questo è Terminator che è addosso, che è il cavallo di un narvalo e Sparafulmini, spara è fulmini. bellissimo. Oh, ti Mio devo Dio, ma è far vederlo. meraviglioso! Ma è meraviglioso, cazzo! Ma quanto siete. Quanto vi adoro! Mio Dio, quanto vi adoro, gente! Ma Me no, lo davvero! immaginavo proprio così. Guardate, Proprio non vivo. meraviglia. No, Ma che Dio meraviglia. mio, siete meravigliosi. Guarda La questa. maghetta. E anche la maghetta La cacciatrice. maghetta cacciatrice. Oh, che bello, grazie, sono Mio felice. Dio, che meraviglia! Ok, andiamo avanti. È carina, così me la immaginavo, proprio così. La balena sputafuoco con i jeans. No, scusate, lo squalo. Nel mare di gelatina, Nel mare della non gelatina. È vero, non avevo visto, Dio mio! Non me ne ero l'avevo visto, ma non accorto. l'avevo capito. Poi. Ala sta finendo Hitler, dice. Grande. Ti Dagli tempo, aspetto, sta guarda, non c'è problema. gli orsetti gelatinosi. Bello. La balena bella che sputa fuoco, anche questa è un'altra Balena. versione. Mio Quella Dio, è la più versione. bella, è la più bella cosa dell'anno. Guardate, Ma il questa era. disegno di Angelo è meravigliosa, quella della balena La sputafuoco balena che di God, sputa fuoco con scritto sono God belle. Trigger. Questa è di God, quella di prima era di Eflamas, quella di, i due prima disegni di prima sono di Ara dei Drago. Quindi quello nei jeans con la gelatina è di Eflamas, i primi due disegni erano di Ala e anche quello di sì, e anche quello di Punch Club. Ok, poi oddio, Angelo ha fatto quaterna paranoia oggi, un attimo che arrivo. Angelo in quaterna paranoia, un attimo che ti prendo tutti. Angelo in quaterna paranoia con Deadpool. No, alcuni li avevo già visti, però. Opla. Ops, ho fatto una cagata, vabbè, fa lo stesso. Questo. Deadpool non è male, dai. Ah, oh no, sono bellissimi. Sì, molto Sono belli. bellissimi. Aggiungi immagine. Opla. Devo trovare un metodo un po' più veloce per metterle ste cose qua. God dice che la balena che ha messo su Reddit è di Angelo, non è sua. Ah, di Ah, Angelo? ma è Allora, vedi? bellissima. Ah, di Angelo è migliore anche quella, perfetto, ottimo. Sono bella. Poi. Sono una bellissima balena. Minchia, Sono una che paranoia bellissima. con l'occhio. Oddio, sì, super paranoia. Oh mio Dio. Allora, e poi gli altri due sono uno. Visto quella di Zetto Passione Medicine. Bellissima. Colore, dimensione, scadenza, utilità, data, provenienza, dimensione della scatola, conoscerai lo CD. E via. Ok, poi. Allora, dall'ultimo Lego Talk, ossessioni, poi. Ah, queste sono tutte per il Lego Talk. No, allora, prima mettiamo epilessia warning. Oh mio Dio. Epilessia warning in tutti i sensi, veramente, ve lo dico. Lo metto per poco, poi la tolgo perché potrebbe provocare lo sturbo di qualcuno. Pronti? Ok. Co-conduttore Co-conduttore breaker, breaker. mamma mia, Questo pesante. lo tengo per poco e poi lo chiudo perché sennò creo veramente attacchi epilettici in giro. E poi gli ultimi tre. Ah no, c'è, scusate, mi sono perso. Discussione di Final Fantasy Mac, meraviglioso. Questa è la vera bella, sì. Anche questa è stupenda. Aspettate, aggiungi. No, ma ho appena visto Immagine. l'immagine, credo che l'abbia messa Argo. No, il serpente. Il serpente è l'immagine di tutte le quattro le chat aperte quando avete fatto roguelike. Sì. Perché? Addio, e gli ultimi Lego Talk che sono qua, 1, 2 e 3. Grazie per aver creato anche delle immagini. Fantasy Mac! E Grazie per aver ovviamente il creato anche tizio cose che per il Lego fa Talk. la donna. Yeah, quistis, ma anche Norri fa cosa?
Fa quella cretina di selfie. Mi piace l'idea di essere la bella stupida. Ma non è neanche bella. Neanche bella. No, la bella, no, è la bella è aggettivo di stupida. Ah, okay. Invece Glitcherut fa Sephiroth versione 5, versione Kingdom Hearts. Versione Kingdom Hearts, tra l'altro, che è fighissima. Questa è la spiegazione di quello che è successo. Mac, metto il volume a 19. Non lo fare. Comunque sotto filo danno ragione a me, per dire. Ma che il volume va a multipli di 5. Un solo pazzo. Ma anche a me dà fastidio il 19. O metto 20 o metto i multipli di 2. Esatto, vedi? Oh, vedi che c'è, sta con me, è nel mio caruggio, vedi, cioè, che è il mio caruggio. Il 14 va bene? È nel mio caruggio. Il 14. È pari, va benissimo, è pari. Va bene. 14. È divisibile. In effetti il 14 metti 15. Divertiti con lui a riordinare tutte le medicine ordinate per colore, per dimensione, per scadenza, per utilità, per data, per provenienza, per dimensione della scatola, e anche tu puoi conoscere l'CD, esattamente. No, la Corea è della stessa parrocchia. Ma forse giusto le potenze di 2 potrei sopportare. Scusa? Perché mi suona bene le potenze di 2. Sì, vabbè, tu sei un tryharder, ho capito, va bene. Non mi... Io metto sempre 17, il serpenteggio ti odio in questo momento. Tryharder. 2, 4, 8, 6. Cazzo di tryharder. Cioè, fiori e pesci. Ah, però questo non l'avevamo fatto vedere. L'amore. Quindi anche questi dobbiamo non mettere. Sono pesci, sono cavedani. Cavedani. Chiedo scusa, sono cavedani. Abigail si prende bene con i cavedani? No. Basta che gli mostri un po' di tonno e venire felice. Fai mostri il tonno, if you know what I mean. Ok, e gli ultimi due sono per uno, per la live del... Di Rogue Legacy, sto per dire Darkest Dungeon, no? Beh, di Rogue Legacy, che non sai bene. 10 pesce luncio. Questo è come il serpente seguiva la live ieri, l'altra volta. E vi adoro anche per questo. È un po' da ammalati, Ma un pelo. E poi c'è il pagliaccio di ghiaccio. Ci vogliono bene. Pagliaccio di ghiaccio! Ma che cazzo! Se ricordatevi, se volete le immagini, ditemelo che ve le mando. Perché... Sei proprio un pagliaccio di ghiaccio. Pagliaccio di ghiaccio. Ci vuole il cazzo. Pagliaccio di ghiaccio. Ecco qua il pagliaccio di ghiaccio. Stai come i dragoni d'inverno, minchia. Ah, meraviglia. Allora, siete... Vi adoro, guardate. Non avete idea di che stato di adorazione sia nei vostri confronti dopo quello che avete messo oggi. Notare che l'ho messo tutte live. È arrivato Hitler di Ali Drago. È arrivato Hitler. meno male che non sono da solo in casa, perché è casa mia, perché se vado giù dico Gestapo. Oddio, ti prego, poi mettetelo come immagine del profilo su YouTube. Sì, no? Stavo per dirlo. Rischio seriamente. Oddio. Ma tanto è rosa. No, su Facebook. Anche la mano smaltata, non so se è vero, la mano smaltata. Oddio. Che meraviglia, è suprema. È meraviglioso. Sembra uscito dalla puntata di Cutie Honey. Guardate che meraviglia. Adesso me la metto come profilo Facebook. Mio Dio. Yes! Sì, sì. Mio Dio, che meraviglia. Sono emozionato, ho le palpitazioni, guarda, sto veramente... Oddio, è bellissima. Ah, mamma mia. Sei il cuore. No, dobbiamo farlo per sempre questo gioco, perché se vi tira fuori questo male di vivere, io tutta la vita, questo guarda, male di vivere. Mi faccio bannare, ma non me ne frega, pare mi faccio fare... C'è Randall che dice, pare un cattivo di Sailor Moon. È vero, in effetti sì. Cioè, veramente, se vi provoca queste cose, io non è che mi faccio bannare da Twitch, mi faccio brillare da Twitch, mi faccio saltare per aria da Twitch. Twitch ha un bottone con scritto Glitcherut Super Show, lo preme e... Esatto. Effetto spettacolo. Oh mio Dio, questa live i miei capi non la dovranno mai vedere, ma mi dispiace un po'.
Bravissimo Ala, Ala veramente sei nel nostro cuore stasera. No, bravissimi tutti, bravo Ala, bravo Eflamas, bravo God, bravo Solieri, bravo Solieri, bravo Angelo, bravo Ronald, bravi tutti, bravo no, Serpente io... con la live. Mac, io sottolineerei bravi tutti. Eflamas che dice no Hitler, fate l'amore e anche la guerra. In effetti. Ah. Ma solo, solo nel letto. No, anche cosa, fuori dal letto nessuna pietà proprio in tutti i sensi, quindi la canzone proprio era adattissima. Ah no, era su Facebook, immagine. Sì, sì. Oh mio Dio, oh, che meraviglia, grazie a tutti di esistere, ma anche solo di esistere, guarda. Mi mando cuori, guarda, mi mando fuori su Twitch. Mi hanno mandato un'immagine per Argon. Dai dai. Su Facebook per Argon proprio per Argon per Elisa la metto su Discord. Mi mando tutti questi cuori in chat, guarda. Boom, vi esplodo la chat che... così se Discord dimmi cagata, che manca trascinamento esatto. Va anche a trascinamento alla... grazie a Dio no Roadster, tra l'altro io li conosco entrambi, così a te è bella questa Lori, sarà entrato nella tua cosa per vederlo. Ti prego, Mac, mettila questa immagine splendida. Aspetta, la metto. Prima vi cago cuori a profusione, anche se sono malfatti. Ah, Dio mio, grazie. La regia che ha una faccia... Che la faccia... In realtà è come la faccia della nonna di fronte a un pompino. È affascinata, ma al tempo stesso intimidita. È quello che... Come la carta di Carta che si mani. Cos'è che la nonna troverebbe... disturbante ma allo stesso tempo molto affascinante. Disturbante ma molto affascinante, ecco, c'hai cioè questa espressione facciale. Me ne ha mandata anche un'altra che ho messo sempre su Discord. Io devo portarla su YouTube, sul coso. Bella anche questa, perché non si può salvare. Quindi devo prenderla e queste poi le mandiamo ad Argon tutta la vita. C'è God che ti sta continuando a sottolineare. Non ho fatto un cazzo io, è stato Angelo. Sì, no, infatti, poi, no, poi ho detto Angelo. No, poi ho detto Angelo. Poi ho detto Angelo. Perché non riesco? Non ci riesco. Dove cazzo? Ok, ce l'ho fatta. Copy image URL. Oh, benissimo. Ok, ce l'ho fatta. E mettiamo tutte e due. Salva immagine con nome. E salva immagine con nome e uppiamo aggiungi immagine 1 è il banhammer. Wow, questo è il banhammer e un'altra versione del banhammer. Opla opla, e questo è l'altro banhammer. Eccoli qua. Facciamo così. Questo va un po' più su. Non si vedrà mai chi è che sei, chi è il nuovo iscritto, ma ordina primo piano. Phoenix Pippo, benvenuto. Ti stiamo professionalmente, ce l'ho fatta in tempo, giusto in tempo. Questi sono i due banhammer, i due ultimi banhammer rimasti. Oh, meraviglia, poi te li do tutti. Te li do tutti, Argo. Quindi, bene, e ci pimpiamo tutti i canali duri? I banhammer sono di Simone Russo. Simone Russo, grazie mille Simone. E intanto, vai sì. Norri, che ho il tuo coso. Vado io? Ok. Io, ciao a tutti, sono Rotus, benvenuti sul suo canale. Io... abitudine. No. Esce, ma... allora... Cagate a parte. È tardi, è 1:10. Durato 4 ore questa cazzo di live. Dai, andiamo. Dobbiamo smetterla con le droghe. Sì. Tanto principalmente dei giochi indipendenti su YouTube, mi potete trovare su youtube.com/c/NoratusGames e principalmente faccio una serie chiamata diamo un'occhiata breve di mezz'ora 40 minuti ai nuovi giochi indipendenti del periodo o anche vecchi, comunque giochi indipendenti del panorama indipendente, e ho una serie attiva su The Binding of Isaac Rebirth e adesso anche su Rogue Legacy, guarda un po', mamma mia. E niente, fate un salto se siete interessati. Ho bene finito. Vai Zettino a rotare.
Ciao a tutti, sono Zingazzetto e benvenuto sul canale di Mac, come diceva Norri. Wow, anche hai detto, ma hai detto che faceva caccare la cosa che hai detto. Sì, lo so. Bene, hai ripetuto. Ma io rubo le idee, lo sai. Il titolo... Oh, porca troia, Mac, una cazzo di immagine di... No. Punta al cazzista d'occhio, presente. Io Mac l'odio. Dicevo, faccio giochi soprattutto, gioco di ruolo, faccio delle live, soprattutto il martedì alle 21, in questo momento sto facendo su Oblivion, ma tornerà anche nel Neverwinter che ho interrotto, adesso ho una serie che è abbastanza attiva sia su Isaac che su Darkest Dungeon, quindi seguitemi. Yeah. Mac, ti odio. Devi farmi, devo rifare i cosi, figlio. Vai Marte, anche se non ho l'immagine, ti metto la l'immagine di Edo, ma va bene, fa lo stesso. No. Fai tu la... Fatti la pompati il canale Duris. Salve a tutti, io sono Martis del Viaggio di Martis. All'interno del mio canale potete trovare videogiochi incentrati soprattutto sulle storie come Undertale, Armello e Avieria Tornei. Mi occupo anche di giochi indie come Norotus e soprattutto mi occupo di storytelling. Nei prossimi giorni pubblicherò i vari spezzoni di una live di un concerto di storie che ho fatto il 19 marzo, quindi vi aspetto sul mio canale. Ah, e oltretutto faccio anche montaggi video per gli Indie Bang e vi consiglio di andare a vedere i Best of di XCOM e Enemy Unknown. Grazie mille. Quindi, per questa meravigliosa puntata. Bene, mi sono dimenticato. Mi stavo dimenticando per l'emozione, mi sto dimenticando il bene. E comunque siamo ancora. Avanti, ma solo serie sui giochi che cominciano con la A, Sì. Undertale comincia con la U. Ma no, è Undertale. Undertale. Non hai capito. Ma senti, Undertale. Per la puntata del 28 marzo, anche se ora è il 29, ma non importa, è finito, è tutto? È tutto? Qualcuno ci vediamo. Deve cantare. Ah, cazzo, è vero. Non cedo. Raga, è luna. È luna, è luna e siamo 33 più 25, quindi siamo 50, 58, bene così. Ok, e più Hitbox, che non so, però Hitbox sono doppi, in teoria. E bene, è tutto e noi ci vediamo domani sul canale di Mazinga Z92 per la live di che cazzo di Oblivion, scusa, non volevo di Oblivion, perché mi viene sempre a dire immagini con... già le metti immagini con Gazzuma, poi ti no, ma perché mi veniva da dire Neverwinter Nights, porca puttana, io ci sono rimasto malissimo per sta cosa, non hai idea. E per la live di Oblivion e poi il mercoledì, se ce la fa Edo, che è in giro c'è di Bosco a ubriacarsi, con la live per un gioco nuovo che non ha ancora annunciato, e poi domenica ci sono io. Di Mario, tra l'altro. È vero, auguri a Mario, auguri sono Mario. Ubriacarsi tantissimo per il compleanno di Mario. E poi la domenica con me in Punch Club, che forse non finiremo domenica, però più o meno ci avvicineremo. Grazie mille per i giochi. Grazie. Ciao, ciao Gesù. Ehi. Si è sentito nominato prima in Super Fight. Ciao, benvenuto. Ti stimiamo professionalmente. E basta. Siete tutti per vedere le live dello Zeto per Oblivion. Esatto. Ma adesso finiamo. Finiamo adesso. Purtroppo, sì. Abbiamo iniziato alle 9 e finiamo all'una. Solo 4 ore così. Però puoi vederti la replica tra 10 secondi. Non ti preoccupare. Appena mettiamo giù, si vede la replica su Twitch. Se no, aspettate domenica. No, sabato, scusate. Se no, aspettate sabato per vederla su YouTube. Detto questo, ci salutiamo veramente. Grazie di cuore per i disegni e per il divertimento. Perché, cioè, mamma mia, oggi mi sono emozionato. Quando ho visto i disegni, mi sono veramente emozionato. Va bene, saluti a tutti, è stato bello. Stavolta è stato bello sul serio. Ciao a tutti. Ciao.